Siamo qui con Davide Persico, professore di paleontologia presso l'Università di Parma. Professore, siamo in un luogo incantevole ed esattamente ci dica lei come mai abbiamo deciso di far partire questa nostra escursione proprio da questo punto. Cosa sta accadendo? Allora, stiamo vivendo un particolare periodo di siccità. Innanzitutto ci troviamo nel territorio di San Daniele Po e siamo partiti da Isola Pescaroli, che è circa un chilometro qui a valle. E l'idea di fare questo percorso è perché costeggia pienamente il fiume e perché consente di vedere benissimo la geomorfologia tipica della pianura padana, con un fiume a meandri che scorre, cioè a serpente in pratica, sopra la nostra pianura e che forma delle ampie distese nelle sponde interne che vengono chiamate spiagge o barre fluviali. E queste barre fluviali sono scenario di importanti ritrovamenti paleontologici e archeologici. E questo periodo di secca accentua chiaramente questi tipi di ritrovamenti. Per cui oggi percorreremo appunto il sentiero che costeggia tutto il meandro denominato di Cagranda, prende il nome da una cascina che si trova nei pressi appunto di questa curva del fiume, fino ad arrivare alla bara di meandro che confina con il comune di Pieve Dolmi, e lì proveremo a fare qualche ricerca e vedere di trovare qualche reperto da mostrare insomma al pubblico. Camminando siamo arrivati in un punto meraviglioso e abbiamo trovato un fossile. Sì, abbiamo trovato un fossile, in realtà è un tronco fossile in fase di fossilizzazione. Sono certamente tra i fossili più comuni nel Po i tronchi vegetali appunto in carbonificazione. Non sono carbonizzati, cioè non sono bruciati, ma si trasformano gradualmente in carbone rimanendo imprigionati negli strati di argilla e di torba al di sotto dell'alveo del fiume. Pian piano subiscono una ossidazione lenta che trasforma il legno in carbone sempre più raffinato, quindi c'è la torba, la lignite, l'itantrace, l'antracite. E di solito si fermano prima degli ultimi stadi di carbonificazione e sono dei tronchi molto diffusi, dicevo, e molto lunghi. Alcuni sull'altra spiaggia ne avevamo visto uno che era circa 15 metri e questo sembra di 7-8 metri, però è spezzato, con dei diametri anche importanti, a volte arrivano anche a 2 metri di diametro. E analizzandone alcuni, vedendo la disposizione dei vasi legnosi all'interno appunto dei frammenti del legno, si è intravisto che possono essere prevalentemente degli olmi e delle querce, e questo sta a significare appunto che nel periodo preistorico appunto c'erano delle intere distese di foreste, di olmi, querce e di piante affini diciamo climaticamente a queste due essenze, e oggi le ritroviamo appunto diffuse sulle spiagge perché quando il fiume va in magra, come in questo caso qua, si disidratano e quindi una volta che riaumenta il livello delle acque, questi per galleggiamento partono e vengono trasportati appunto alla deriva finché trovano un altro punto per spiaggiare oppure si distruggono e si dissolvono. Per questo li troviamo diffusi lungo tutto l'alveo. Abbiamo attraversato diciamo un lungo pezzo di spiaggia e siamo arrivati nella parte dove c'è la ghiaia e qualcosa mi abbiamo trovato subito. Primo reperto. Sì, abbiamo attraversato la spiaggia da valle verso monte e siamo arrivati nel letto di ghiaia dove c'è la possibilità che vi siano dei reperti. Infatti subito un reperto è venuto all'occhio, si tratta di un frammento di un vaso, probabilmente età del bronzo, quindi roba del periodo termaricolo fondamentalmente. È ceramica grossolana di diversa colorazione e devo dire che si tratta di materiale estremamente frequente in questo tratto di fiume, dove vi erano degli insediamenti termaricoli appunto cosiddetti del bronzo medio che erano collocati su palafitte, e questi siti poi dopo chiaramente con lo spostamento del fiume vengono erosi e il materiale che era prodotto e che era conservato in questi siti viene preso in carico e quindi poi dopo frantumato e trasportato in giro. In questo caso abbiamo il pezzo di un fondo di un vaso con un frammento della parete e adesso è ricoperto dalla copertura algale. Negli ultimi giorni abbiamo avuto un aumento di temperatura che ha fatto fiorire queste alghe unicellulari in pratica, che ricoprono le rocce e il sedimento circostante e anche i reperti, per cui l'ideale per classificarlo bene diciamo è bene pulirlo, lavarlo e poi si possono fare varie considerazioni. Quindi gli step per chi volesse avventurarsi alla ricerca di qualche reperto in un periodo storico tra l'altro così interessante, quello di fare una lunga passeggiata, stare molto attenti a quello che può sembrare apparentemente interessante,
recuperare il reperto, quindi pulirlo solitamente con l'acqua e poi è opportuno rivolgersi a chi... Sì, in realtà, allora io direi di fare uno step ancora precedente, okay, che è quello di recarsi in qualche museo per conoscere che tipo di reperti è possibile ritrovare sul nostro territorio. Certo. Perché dico sempre anche ai miei studenti, per trovare qualcosa bisogna sapere che cosa si cerca. Quindi fare conoscenza di che tipo di materiale o che tipo di reperti potrebbero esserci nel nostro territorio. Dopodiché, se capita la scoperta eclatante, la cosa migliore in assoluto è avvisare qualcuno deputato, quindi di un museo piuttosto che soprintendenza, i quali faranno un sopralluogo e raccoglieranno. Nel fiume Po questa situazione è abbastanza rara da verificarsi, perché i reperti sono quasi sempre in pericolo di distruzione e soprattutto si trovano sempre in maniera frammentaria, così, e molto, molto rovinati. Per cui raccogliere il reperto e lo si deve consegnare, prima di consegnarlo mantenerlo nelle medesime condizioni in cui è stato raccolto. Abbiamo scoperto una realtà completamente nuova, dobbiamo dire, anche attraverso la siccità che possiamo testimoniare anche proprio nel luogo in cui noi ci troviamo. Abbiamo imparato e visto un luogo meraviglioso, scoperto quanto è importante, quanti sono anche importanti i progetti che state portando avanti. E qual è il messaggio che possiamo dare in un momento storico così particolare, anche da un punto di vista naturalistico? Beh, dal punto di vista naturalistico sottolineo subito che è una situazione veramente eccezionale questa secca, eccezionale per quanto riguarda il restringimento appunto dell'alveo del fiume. È un fenomeno di carattere meteorologico, quindi temporaneo. Certamente piogge nella seconda parte del corso dell'anno riporteranno il livello delle acque a condizioni accettabili, diciamo, o normali, se così possiamo dirlo. Che disagi crea una secca di questo tipo? Disagi soprattutto al mondo agricolo e imprenditoriale, logicamente, perché vediamo in campagna tutti i canali secchi e l'impossibilità di pescare dal fiume per irrorare appunto le culture, e di conseguenza problemi di carattere agrotecnico ed economico fondamentalmente. Per quanto riguarda il fiume, il discorso navigabilità chiaramente è limitato, però diciamo che anche durante il corso dell'anno non è che ci sia questo gran flusso di imbarcazioni. Le piccole imbarcazioni che fanno da spola turistica, diciamo, ci sono anche in queste condizioni, ne risentono pochissimo. Il problema sono le imbarcazioni un pochino più grandi. Però quando parlavo appunto di secca, che è un evento di carattere meteorologico, intendevo appunto il fatto che non dobbiamo aspettarci un evento di questo tipo ripetitivo nel corso dei prossimi anni. Sono almeno 20 anni che non si verifica una cosa estrema fino a questi livelli, quindi è un evento del tutto saltuario. Detto questo, si va a collocare comunque in un trend di riscaldamento che è testimoniato soprattutto dalle alte temperature invernali, quindi ghiacciai che si sciolgono oppure che non permangono sulle nostre montagne, e temperature medie sempre più elevate, lo vediamo anche nella fauna locale con i migratori che hanno smesso di migrare, sono diventati stanziali, oppure altre specie che si sono spostate dagli ambienti montani che alla bassa pianura, parlo di mammiferi come caprioli piuttosto che cinghiali, piuttosto che lupi o lo sciacallo dorato, diciamo, sono tutti eventi migratori di occupazione di un habitat che testimonia comunque un cambiamento che è in atto e un cambiamento che è di tipo climatico. Quindi prendiamola non alla leggera questo evento di secca, perché è importante soprattutto per l'economia, dicevo, ma dobbiamo valutarlo in un contesto ben più ampio, che è quello climatico ambientale. Fossili come quelli che abbiamo trovato su questa spiaggia oggi, seppur piccole testimonianze, dimostrano già che cosa? Che in passato ci sono stati dei cambiamenti climatici. Questa è una falange di bisonte, non ci sono più bisonti, e mentre invece in passato, in epoca glaciale, vivevano qui in mandrie. Questa è la mandibola di un cinghiale, un reperto piuttosto antico anche questo, quindi non attribuibile agli animali che abitano oggi la nostra pianura, e testimoniano appunto degli influssi e delle migrazioni, delle emigrazioni faunistiche che rispecchiano i cambiamenti climatici che ha subito la nostra pianura. Ecco, quello che stiamo vivendo è un cambiamento climatico, semplicemente è talmente prolungato nel tempo che non è comparabile alla nostra durata media di vita. Per questo ci risulta difficile comprenderlo. Però le valutazioni climatiche vanno sempre fatte in funzione secolare o plurisecolare, mai nell'ambito del decennio di anni, insomma. Questi sono alcuni dei ritrovamenti di questa nostra escursione di oggi, molto
emozionante, oserei dire. Ma c'è un altro fatto curioso proprio che è avvenuto in queste ultime ore. E ce ne vuoi parlare tu? Sì, ve ne parlo io. Questi qua sì, sono alcuni piccoli ritrovamenti che abbiamo eseguito oggi, ci sono alcuni reperti archeologici e alcuni fossili, e la notizia a cui fai riferimento è quella del ritrovamento di un cranio di cervo megacero, che in realtà non è una notizia di oggi, perché questo cranio è già in museo esposto da circa un anno, è stato trovato lo scorso anno in condizioni di magra invernale, non di magra eccezionale come queste, però in condizioni di magra invernale, sulla spiaggia nei pressi di Spinadesco, in provincia di Cremona, quindi non esattamente Monticelli Dongini, seppur in quella zona, da un signore, un cercatore di fossili che vive a Sesto Cremonese e che ogni anno, quando fa ritrovamenti importanti, viene a consegnare al nostro museo. Così è stato lo scorso anno con questo ritrovamento straordinario, perché è un cranio di maschio di megacero che deve ancora essere studiato, però è già stato inventariato dalla soprintendenza, è già nell'inventario del museo, è già in esposizione da circa un anno nel nostro museo.